Modellisti galattici, bentornati nella clinica del Doc. Vi ricordate quando con Fra abbiamo realizzato un video, il primo video della clinica fondamentale in cui vi spiegavamo cosa serve per iniziare ad assemblare le vostre miniature? Bene, oggi metterò in pratica quello che abbiamo spiegato la volta scorsa. Quindi vi faccio vedere come assemblare Cypher. Cosa serve per poter iniziare ad assemblare una miniatura? Ricapitolando quello che abbiamo detto la volta scorsa, oltre appunto alla miniatura, serve il libretto delle istruzioni, che conviene sempre leggere prima di iniziare per poter avere un'idea di quanti assemblaggi sono, se ci sono dei sottoassemblaggi, quali componenti possono essere utili staccati per facilitare la fase di pittura, e poi gli attrezzi, ovvero tronchesino, taglierino, attrezzo per ripulire se siete alle prime armi e volete evitare di farvi tagli sulle dita, e infine la colla per plastica, visto che questa miniatura è in plastica. Questo è lo sprue, quindi questa è la cornice di plastica su cui i modelli escono dalla fabbrica. Quindi quando voi arrivate a casa, aprite la vostra scatoletta e trovate la miniatura non assemblata, la trovate così. Vedete qui che sullo sprue ci sono dei numeri, quindi 1, 2, 6, 8, 4 e via dicendo. Questi numeri servono tendenzialmente a, da una parte, a indicare la progressione dell'assemblaggio, ma non è sempre così, e soprattutto a identificare i pezzi per come sono segnalati sulle istruzioni. Quindi sulle istruzioni troverete magari dei sottoassemblaggi che vi dicono di assemblare i componenti 1 e 2, che poi andranno insieme incollati al componente 3, e così appunto è più semplice recuperarli direttamente dallo sprue. La prima cosa da fare quando prendiamo un modello dalla scatola è appunto iniziare a togliere i vari componenti dallo sprue. Quindi, iniziando dal punto 1, che è quello che rappresenta l'inizio della nostra miniatura, del nostro cipher, iniziamo con il tronchesino a staccare i pezzi. Vedete qui che ci sono alcune, diciamo, linguette, chiamiamole così, che sono quelle che tengono la miniatura attaccata allo sprue. Con il tronchesino dobbiamo appoggiare la parte piatta sulla miniatura, di modo tale da ridurre il più possibile il residuo di plastica che rimane attaccato alla miniatura stessa. Quindi con la parte piatta del tronchesino andiamo a staccare i vari pezzi. Questo qui è il primo pezzo che abbiamo staccato dallo sprue, e vedete che nei punti di contatto tra miniatura e sprue resta, per forza di cose, per quanto abbiamo utilizzato il taglierino nel modo corretto, il tronchesino nel modo corretto, resta comunque un pochino di residuo. Quello che c'è da fare adesso è, con il taglierino oppure con delle lime, qui sta a voi decidere lo strumento con cui siete più comodi, rimuovere i residui. Quindi io semplicemente, come se grattassi, diciamo così, il componente via dalla miniatura, così da avere una superficie bella liscia. Quindi ho ripulito, diciamo così, sgrossato, per usare un termine poco tecnico, i residui di plastica dalla miniatura, e possiamo quindi passare all'ulteriore step nella pulizia del nostro modello, ovvero vedete qui sul cappuccio cosa c'è? Una delle nostre tanto amate linee di fusione, ovvero quei residui inevitabili della stampa delle miniature che vanno rimossi, poche scuse. Quello che possiamo fare adesso è utilizzare o l'attrezzo per ripulire, oppure ancora una volta il nostro fidato taglierino, e come prima, in grosso modo, quindi grattando perpendicolarmente alla superficie della miniatura, rimuovere la linea di fusione. In questo caso, visto che è una zona abbastanza piccola,
Preferisco utilizzare il taglierino, più che altro per una questione di dimensioni della lama e quindi per evitare con questo attrezzo, che è un pochino più grande, di far danno e rimuovere alcune componenti del modello. Quindi semplicemente quello che c'è da fare adesso è grattare in questo modo. Ho finito di ripulire anche il secondo componente, quindi siamo pronti per incollare queste due parti. Se vedete, sulla parte della gamba c'è di fatto il negativo di quello che c'è sulla parte del mantello. Questo vuol dire, anche guardando le istruzioni, che è un punto di quelli da incastro. Quindi mettendo un pochino di colla qui all'interno e inserendolo in corrispondenza dell'altro attacco, otterremo un legame indissolubile. Quindi applico un po' di colla, non ne serve un litro, ne serve giusto il quantitativo necessario per poter garantire un legame forte. Quindi quello che faccio adesso è questo. Ora c'è da aspettare qualche minuto per permettere che la colla faccia presa, e quindi nell'attesa continuo a staccare altre componenti e a ripulirle. Bene, questa è la nostra miniatura di Cypher ultimata, in realtà non del tutto, perché manca, come vedete allo sprue, lo zaino con la parte superiore della spada. Perché l'ho tenuta staccata? Per un semplice motivo: se guardate l'interno vedete che ci sono tanti dettagli che, se avessi attaccato lo zaino alla miniatura, sarebbero stati difficili da raggiungere. Per questo motivo tengo il modello così com'è, liscio, così da poter dipingere anche con più facilità il mantello, e attaccherò questo componente su un sostegno temporaneo, quindi per esempio una vecchia boccetta di colore con del patafix o qualcosa di simile, per poterla dipingere. Una volta finita la pittura, poi unirò i due componenti e la miniatura sarà terminata. Se questa puntata della Clinica del Doc vi è piaciuta, o se avete idee, suggerimenti, pareri, qualunque altra cosa vogliate vedere, lasciate un commento qui sotto come al solito, mettete mi piace al video, condividete il video sui vostri social network. E ricordatevi sempre di cliccare sulla campanellina qui sotto, così da ricevere ogni notifica per tutti i nostri video. Alla prossima! Ah, dimenticavo. Doc Lico riceve solo il suo appuntamento.